Amici di Vivere le Canarie, buongiorno, buon pomeriggio a tutti, benvenuti, benvenuti inizio settimana in questo lunedì di inizio settimana 26 di aprile. Buongiorno ragazzi, ciao Fabrizio, Maurizio, buongiorno, Alex, mare mosso? Ma no, direi, dai, direi assolutamente no, direi che c'è un po' di onda qui, però non è assolutamente mosso, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ciao Stefano, ben ritrovato. Vediamo se oggi riesco a istigarti un pochino di più. Buongiorno e buon lunedì anche a te Gianni, benvenuti. Oggi giornata particolare, nel senso che è iniziata in maniera estremamente soleggiata, un po' si è annuvolata, adesso si è riaperto, come potete vedere, quindi giornata un po' strana, ma temperatura assolutamente gradevole. Buongiorno a tutti. Un po' sabbia, aspetta che c'era, chi diceva? Ciao Graziano, buongiorno. Alex, molta roccia e poca sabbia. No, adesso ti faccio vedere anche la sabbia, non ti preoccupare. Siamo in un punto ovviamente particolare questo. Ciao Silvana, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno audio. Ciao Leo, buon pomeriggio. Dal 16 dicembre dovrei arrivare, Arianna, benissimo, molto bene, molto bene, molto bene. Qua tempo uggioso, anche qua, guarda, 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 va che roba, va che, quanta umidità che abbiamo qua. Ciao Angela, buon pomeriggio, benvenuti, benvenuti in questa nostra settimana in diretta sempre da Gran Canaria, giornata, come abbiamo detto, un po' particolare, qualche nuvolaglia che ha coperto un po', ho sbagliato, ma sì, dai Leo, ma ci mancherebbe altro. Qualche nuvoletta che ha offuscato la nostra mattinata, però adesso si sta lentamente riaprendo, quindi direi assolutamente non ci sono turisti. Alex, mannaggia, sono 2 minuti che ho iniziato la diretta e già mi hai segato le gambe. No ombrelloni. Adesso ti faccio vedere la sabbia, i turisti e gli ombrelloni. Tranquillizzati, non c'è problema. Eh? Allora, buongiorno ragazzi, benvenuti. Mannaggia, sembra che dobbiamo andare a regime. Dove sono i turisti? Dove sono gli ombrelloni? No, ma non c'è sabbia, ma non c'è roccia. No, le Canarie fanno cagare. Questo è il concetto, no? Con calma, ragazzi, viviamo un po' più sereni, viviamo un po' più, forse ancora presto. Tranquilli, mannaggia. Mi fate venire l'ansia. Quando partite così in quarta mi viene l'ansia. Non sono più abituato a certi ritmi. Allora, il bello è che non sapete neanche dove sono. Non avete, Alex, non hai idea di che cosa sia Gran Canaria, ma già subito parti con quelli che sono i luoghi comuni, il fatto che ci deve essere la spiaggione all'italiana, che ci deve essere l'ombrellone, che ci deve essere il turista. Le Canarie sono altre, ragazzi. Se cerchi l'ombrellone e la spiaggia all'italiana, in Italia è pieno, hai un mare che è notevolmente migliore dell'oceano alle mie spalle. Se guardi e vuoi affacciarti al mondo delle Canarie, devi andare un po' oltre la concezione dell'ombrellone o del sovraffollamento o del fatto, oh, ma non c'è nessuno per la strada, allora significa che è un postaccio. Bisogna guardare in maniera un po' più approfondita le cose, andare un po' oltre quello che effettivamente sono i luoghi comuni ai quali siamo particolarmente legati. Comunque, adesso dammi 5 minuti, guarda, ti rubo 5 minuti e poi ti faccio vedere che c'è la sabbia e ci sono gli ombrelloni. Non disperare, non c'è nessun tipo di problema. Allora, le Canarie sono una realtà particolare. Ciao Dario, buongiorno, buon pomeriggio, ciao Emanuele, anche te, buon pomeriggio, buon lunedì. Sono una località molto particolare, sono una realtà che bisogna conoscere, bisogna capire perché la gente si affaccia al mondo delle Canarie. Che cosa hanno in più le Canarie rispetto all'Italia? Probabilmente nulla, anzi, forse hanno anche tanto in meno rispetto all'Italia, però hanno una vivibilità che è ben distinta, hanno un governo che è differente da quello italiano, c'è una condizione di vita che è differente da quella italiana. Probabilmente questa è la ragione per la quale le persone si affacciano al mondo delle Canarie. Hai ragione, no, tranquillo, Alex, assolutamente non devi scusarti, però bisogna prendere così come vedete. Il fatto di avvicinarsi al mondo delle Canarie impone necessariamente acquisire dei ritmi più lenti, più tranquilli. La qualità di vita si misura
non in quanti soldi tu possa avere in banca, oggi parleremo anche di questo. La qualità di vita si manifesta e si misura con quanto tu riesci a rendere vivibile a tua misura la tua quotidianità, semplicemente. Ok? C'è chi vuole necessariamente correre perché è fatto così, perché se non corre non sta bene, d'accordo, è una liberissima scelta, ma altrimenti se devi correre per una condizione esterna, c'è qualcosa che effettivamente non funziona nella tua quotidianità e allora la tua qualità di vita ne va indubbiamente a risentire. Ciao Andrea, buongiorno Rossella. Mamma mia, quanto Rossella, bella questa domanda. Se si vive in appartamenti ai piani alti si possono evitare le cucaracce? No. Assolutamente no. Guarda, io ho vissuto, già che siamo qua, ti faccio vedere, ho vissuto per un anno in quell'edificio alto che vedete proprio davanti a noi. Lo vedete, questo edificio mastodontico, erano 15 o 14 piani, non ricordo più bene. Io vivevo al 12° piano, una vista pazzesca, una vista che dava proprio sulle dune di Maspalomas, veramente affascinante. Scendevi, ero in spiaggia, quindi una location veramente incredibile. Ma nonostante fossimo al 12° piano, comunque le cucaracce arrivavano. Che cosa sono le cucaracce? Sono le blatte, quelle rosse, che passano dalle fognature. È ovvio che ce ne sono. Le Canarie sono diventate famose per le cucaracce, che poi in realtà magari ti capita di incontrarne due in un anno. Voglio dire, invece detto così sembra che siamo invasi da lei. No, non c'è l'invasione assolutamente. Sono presenti, quello sì, ma non fanno assolutamente nulla. Creano solo un po' di ribrezzo, nulla di più. Però, insomma, li puoi trovare anche al 12° piano in quanto dotate di ali e quindi possono volare. Ciao Alessandro, buongiorno, buongiorno carissimo, un abbraccio, buona settimana anche a te. Allora, dicevamo, oggi siamo nella parte sud, ovviamente, di Gran Canaria, siamo nella zona turistica, siamo in una parte secondaria di San Agustino. Oggi vi accompagno, ci facciamo una passeggiata su questo lungomare. Anzi, aspetta che vi faccio vedere anche un po' di sabbia e di ombrelloni. Sì, il turista oggi non è qua, è su Playa de Amadores, è su spiagge sicuramente più di stampo turistico. In più è lunedì, quindi c'è anche un discorso di ripartenza, arrivi, insomma. La stagione turistica è ovvio che è un po' differente da quella alla quale siamo abituati negli anni passati, però comunque c'è modo di poter godere almeno in parte di quello che è il turismo. Turismo che comunque notoriamente, come chi segue le dirette da tempo e conosce la realtà di Gran Canaria, è un turismo che in queste mensilità, quindi dal fine aprile fino a arrivare a fine giugno, siamo in un periodo di transizione. Cosa significa? Significa che le Canarie godono di un 60% di turismo scandinavo, così come abbiamo detto più volte, che staziona in Canaria indicativamente partendo da fine ottobre, primi di novembre e sta fino ad aprile. Quindi normalmente i nordeuropei scendono in Canaria per passare la loro stagione invernale e quindi per noi questa è considerata alta stagione. I mesi di maggio, giugno sono indicativamente due mensilità un po' ibride, un po' di transizione, nel senso che gli scandinavi sono ripartiti, stiamo aspettando il turismo della bassa Europa, quindi gli spagnoli della penisola, i tedeschi, italiani, francesi che vengono in Canaria per fare le loro vacanze estive e quindi ripartire poi sul trimestre giugno, luglio, agosto, settembre, che è il trimestre quello estivo, quello che sicuramente permette alle persone di venire in Canaria a farsi la vacanza. Qui guarda, ci sono anche una parte di ombrelloni, questa è comunque una spiaggia non particolarmente grande, un po' più così di ripiego, se vogliamo. Siamo su San Agustin, dove la spiaggia indubbiamente principale è quella di Playa de las Burras, che è alla nostra destra, quindi continuando su questa passeggiata si arriverebbe tranquillamente a Playa de las Burras. Allora, io oggi volevo trattare un attimo, soprattutto visto che l'abbiamo introdotto anche nella nostra diretta iniziale, quello che è il tema economico. Capire, visto che in tanti sono comunque le persone che ci chiedono: ma con quanto si vive in Canaria? Ma quanto costa vivere in Canaria? C'è chi dice: ma se io arrivo con 1.000 euro,
euro, ma se io arrivassi con 1.500, ma se io arrivassi con 3.000, potrei vivere in Canaria? Allora, cerchiamo di fare un attimo chiarezza sul tema, anche perché è poi oggettivamente l'aspetto più importante, questo fuori discussione. Allora, in Canaria puoi vivere con poco e puoi vivere con tanto, ma come d'altra parte in qualsiasi parte del mondo, puoi spendere poco, puoi economizzare su tante cose, oppure puoi tranquillamente fare la bella vita e spendere anche fior di soldoni. Questa è una libera scelta, ovviamente dettata dalla disponibilità. In Canaria mediamente hai la possibilità di fare ambedue i tipi di vita. Puoi andare al risparmio, quindi puoi ottimizzare le tue risorse economiche, allo stesso tempo puoi invece fare la bella vita, dipende sempre tutto dal tuo portafoglio. Ora, non esiste una cifra prestabilita, non esiste una parte che comunque una quota che si possa consigliare di avere per venire a vivere in Canaria. Nel senso, nessuno mai potrà permettersi di dirvi venite in Canaria con almeno 2.000 euro al mese, perché altrimenti non va bene. Questo non si può, eticamente non si può fare. Perché? Perché comunque le esigenze personali sono molto diverse. Ognuno di noi arriva da una realtà indubbiamente differente, ha dei gusti differenti e quindi i costi sono sicuramente un po' relativi. Allora, calcolate che in Canaria la parte che va a cubare maggiormente sul budget mensile è quella, l'abbiamo detto più volte, relativa agli immobili, relativa all'affitto. Prendere una casa in affitto in Canaria implica fare una scelta tra lo stare nella zona sud, quindi tutta la costa sud dell'isola, che è sicuramente dei costi un po' più elevati, vista la presenza dell'ambito turistico, quindi è considerata zona turistica in conseguenza del clima ottimale che c'è in questa parte dell'isola, e però i prezzi sono abbastanza importanti. Per farvi un esempio, un appartamento di un 45 metri quadri all'interno di un complesso turistico in zona, ad esempio dove abbiamo noi, su Campo Internazionale, quindi su zona Maspalomas, implica andare a spendere mediamente di affitto tra i 650 e i 700 euro al mese, ok? Per contratti si dice di larga temporada, cioè contratti oltre i 6 mesi, quindi non contratti ad uso vacanza. In questa quota normalmente sono incluse anche le utenze, quindi la bolletta della luce e la bolletta dell'acqua, il gas non c'è. Perché dico normalmente? Perché non deve essere presa come una regola, non è una regola scritta valida per l'intero territorio delle Canarie, è una convenzione, ma che è comunque una decisione che spetta al proprietario di casa. Il proprietario può anche dirti: guarda, l'affitto io te lo metto a 600 euro più le spese, quindi te le paghi a parte. Oppure può venirti a dire: l'affitto è 600 euro con spese incluse fino a 30 euro, 50 euro, quello che può essere. Quindi andrai tu a pagare la differenza. È ovvio che il tema, come giustamente può sembrare in primo acchito, dice caspita, ma è tanto, è un affitto elevato, ma se fate i conti di quanto vi costerebbe un affitto medio in Italia e ci buttate dentro la bolletta della luce, dell'acqua e del gas e lo spalmate, lo dividete sui 12 mesi, vedrete che in effetti andrete comunque sempre a risparmiare. Qui non abbiamo il gas, quindi una cifra di 700 euro, di 650 euro, potrebbe essere importante, è importante rapportandolo al tipo di immobile che vi offrono. È pur vero che però siete in una zona considerata turistica, godete di un clima, a parte oggi con qualche nuvoletta, però considerato tra i migliori al mondo, avete a disposizione tutti i servizi della zona sud di Gran Canaria, avete la possibilità di vivere in un contesto veramente ottimale, cosa che magari in Italia non avviene. Oltre all'affitto, comunque, non avrete da far fronte a nessun altro tipo di spesa. Non c'è comunque la tassa sui rifiuti, perché è a carico del proprietario. Non c'è la tassa di proprietà, perché è a carico del proprietario. Quindi è un'unica spesa che si andrebbe ad affrontare per quanto riguarderebbe il discorso dell'affitto.
E tanto non me lo posso permettere? Ci sta, perché giustamente ognuno fa i conti con le proprie tasche, non è che bisogna dire è tanto poco, magari per qualcuno è pochissimo, per qualcun altro magari è tanto, ci sta. Quindi ognuno deve fare la propria valutazione. Bene, in quest'ottica che cosa succederebbe? Succederebbe che non potendoti permettere l'affitto al sud di Gran Canaria o non volendotelo spendere, perché comunque c'è anche chi dice no, io sto male a pensare di buttare via 700 euro al mese di affitto, perché pur potendolo fare magari non voglio farlo. E allora che succede? Succede che si fa una scelta distinta, si fa una scelta di una zona distinta, quindi si esce dalla parte turistica, si va magari in direzione nord, andando oltre la realtà nella quale ci troviamo noi oggi, si prosegue verso l'aeroporto, quindi si entra in un ambito non turistico dove c'è possibilità di trovare delle abitazioni indubbiamente più a buon mercato. Succede che in posti come Vecindario, in posti come Playa d'Arenaga, quindi realtà che si affacciano addirittura anche sul mare, voi possiate trovare delle soluzioni andando a spendere magari 450-500 euro al mese su appartamenti con due camere da letto. Quindi direi che assolutamente ottimale. Il problema però qual è? Il problema è che se siete usciti dalla zona turistica dovrete fare i conti con una realtà diversa da quella di Maspalomas o quella del sud di Gran Canaria. Dovrete fare i conti notoriamente su due elementi. La prima potrebbe essere una carenza di servizi. Io vado a stare in un posto dove pago meno, ma perché pago meno? Pago meno perché magari non sono comodo ai servizi, magari ho un disagio da quel punto di vista. Ma più specificatamente in Canaria, quello che fa la differenza invece è l'ambito climatico. Andare a vivere in località al di fuori dell'ambito turistico, quindi andando in direzione nord verso l'aeroporto, i servizi ci sono in maniera molto capillare. Il problema è dato invece dall'aspetto climatico. Entreremmo in zona considerata ventosa, entreremmo in quella che è la parte dove sorge anche il parco eolico. Quindi zone sicuramente un po' differenti da questa, zone dove la perturbabilità è un po' più accentuata e quindi vado a godere un po' meno dei benefici del clima di Gran Canaria. Questa è un po' la ragione detta in maniera molto, molto sommaria, però indubbiamente posso avere altri vantaggi, posso avere il vantaggio di spendere 500 euro, avere una casa più grande e magari essere addirittura in prima linea sulla passeggiata sul lungomare, quindi comodissimo alla spiaggia. Ci sta, dipende un po' da che cosa si sta cercando, ok? Quindi la spesa indubbiamente più importante è quella data dall'immobile, quella data dall'affitto o dalla casa che uno intenda acquistare. Dopodiché entriamo un po' nel campo della soggettività, entriamo in quel settore dove ognuno può fare la differenza. C'è l'ambito della spesa alimentare, c'è chi magari va al supermercato e tira giù tutto dagli scaffali, quello che capita, senza guardare le offerte, senza guardare i prezzi, senza guardare determinati particolari e quindi spenderà un tot, e c'è chi invece in maniera un po' più oculata guarda per benino, cerca di andare a prendere il prodotto che costa meno, ma come in Italia, né più né meno, e allora qualcosa si risparmia. Dal mio punto di vista, il guadagno, il risparmio sulla spesa alimentare sicuramente è presente, c'è, in maniera anche abbastanza importante, però, come ho detto più volte, io questo aspetto un po' lo vado a tralasciare, non ripongo tanta attenzione sulla spesa alimentare, proprio perché puoi risparmiare tanto o puoi risparmiare poco. Quindi puoi comprare il prodotto che costa meno dell'Italia, ma puoi comprare anche il prodotto che ti costa più dell'Italia. Quindi facciamo una media, diciamo che in linea di massima non è questo che ci va a spostare l'ago della bilancia, ma ci sono indubbiamente altri fattori. Ci sono comunque non ho capito, la luce, gas e acqua è a carico del proprietario dell'appartamento? No, 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 no. Allora, a carico del proprietario ci sono i costi, le tasse, quindi la tassa di proprietà e la tassa rifiuti. Poi a carico dell'inquilino c'è comunque la luce e l'acqua. Il gas non esiste, quindi luce e acqua sono a carico dell'inquilino. Però cosa succede? Che questo è un discorso un po' più complicato perché bisogna vederlo in un contesto di complesso turistico.
Perché magari alcune spese sono incluse? Perché generalmente i complessi turistici non hanno, almeno in passato era così, poi hanno mantenuto questa tradizione, quantomeno, non hanno la possibilità di suddividere per proprietario la spesa dell'acqua o della luce. In alcuni casi la spesa dell'acqua è già inclusa nella comunità, quindi nelle spese di condominio, definiamole così, quindi rimane gratuita in parte anche per quanto riguarda il proprietario. Mentre la luce viene divisa in maniera forfettaria e quella è a carico dell'inquilino. Però il proprietario è a discrezione del proprietario dire te la paghi tutta tu, inquilino, oppure io te la pago fino a 30 euro, la differenza la paghi tu, oppure dire assolutamente la quota d'affitto che io ti ho fatto include anche la bolletta della luce. Quindi non sono regole scritte, è sempre pur sempre a discrezione del proprietario dell'immobile e per capire anche la tipologia del complesso nel quale l'immobile risiede. Quindi puoi trovarti comunque di fronte a molteplici condizioni. Per quanto riguarda invece gli altri fattori, quindi entrando sempre nell'ambito della soggettività, ci sono delle possibilità di risparmio. Magari c'è chi vuole comprarsi il macchinone e spenderà un tot di benzina tutti i mesi, c'è chi invece va a lavorare o girare con i mezzi pubblici e di conseguenza andrà a spendere tutt'altro. Quindi tanti elementi ovviamente possono essere discutibili. Quello che è certo è che comunque in Canaria non abbiamo una tassa per i pedaggi autostradali, tutte le autostrade sono gratuite. I prezzi della benzina oggi viaggiano intorno all'euro, anche se comunque in alcuni posti, come ho detto anche qualche giorno fa, si può tranquillamente fare benzina a 83 centesimi al litro. C'è l'IVA, il corrispettivo dell'IVA, che qua si chiama IGIC, che è pari al 6,5% su beni e servizi, quindi tante agevolazioni sotto questo punto di vista ci sono indubbiamente. Dopodiché possiamo dire che non abbiamo il ticket sanitario, quindi per tutte le persone che magari vanno. Ai Daniele, ai Daniele, ai Daniele. Per tutte quelle persone che si avvalgono della sanità in Canaria, non ci sono costi relativi ai ticket sanitario. Le stesse medicine comprate anche in forma privata, quindi da turista, impongono di pagarle meno della metà rispetto all'Italia. Quindi ci sono comunque delle grandissime agevolazioni. Allora, prima dicevo Daniele, perché ha scritto Morris Sand dice che lì è tutto morto, non c'è molta vita, negozi falliti, eccetera. Allora, abbiamo trattato il tema qualche settimana fa, a parte che ho dato la mia opinione anche su questo personaggio, quindi è un deficiente. Non è che ci sia molto da dire. Pensate che questo Morris Sand, che viveva in Canaria e si occupava di pseudo investimenti, adesso ha lasciato l'isola, viveva qua su Gran Canaria. L'anno scorso, durante il lockdown, quindi quando eravamo tutti a casa, quando non si poteva fare nulla, quando il turismo per forza era morto in tutte le parti mondiali, non in Canaria, questo signore ha girato un video presente ancora oggi su YouTube dove ha documentato la realtà del Jumbo Centrum, che è il cuore della movida a Maspalomas, un centro commerciale di 4 piani a pianta quadrata durante il giorno, e il centro commerciale di sera si trasforma in movida. Ovviamente durante il lockdown è andato a girare un video in questo centro commerciale dicendo: vedete, raga, vedete che qua è tutto morto, vedete che non c'è nessuno, vedete che le Canarie ormai hanno perso il loro fascino, non ha più senso andare. E io tra me e me pensavo: ma brutto deficiente, ma come puoi pensare di andare in un locale durante il lockdown quando per legge deve essere tutto chiuso a testimoniare che una realtà è morta? O hai un quoziente intellettivo inferiore a quello della Palma che ho qui a fianco, oppure c'è qualcosa che non funziona. Magari il tuo intento è un altro, quello del suo degno socio, di andare a screditare una realtà che non ha bisogno né di essere screditata né di essere pubblicizzata da certi elementi. Quindi, personalissima opinione, ma al di là di quello che si può comunque ascoltare su internet, che si ascolta veramente di tutto, prendetevi la briga di farvi una vacanza comunque in Canaria.
Venite a passare 7 giorni in questi luoghi e poi insieme andremo a vedere che cosa si intende per economia morta, per turismo che non c'è, eccetera, eccetera. Io vi dico solo una cosa, qua il 9 di maggio viene tolto lo stato di allarme. Ieri in aeroporto sono arrivate vagonate di turisti, perché comunque c'erano aerei che ho visto sono arrivati e questi sono tutti dati che potete tranquillamente verificare sui siti delle compagnie aeree o sui siti dell'aeroporto, non è che me li invento io, potete tranquillamente andare a verificare. Ieri sono arrivati una valangata di turisti tedeschi, francesi e inglesi. C'è stata una competizione a livello mondiale ad Amfi del Mar sabato scorso, c'è lo European Tour de Golf Amas Palomas, quindi se qua dovesse essere effettivamente tutto morto, io credo che la realtà davanti ai nostri occhi dovrebbe essere leggermente diversa, no? Ma questa è una mia personalissima opinione. Poi, ripeto, continuano a esserci investimenti milionari in Canaria, nonostante non sia ancora ripreso il turismo a grandi numeri, gli investimenti continuano. È appena stato ultimato il Gloria Palace qui a San Agustin, che è stato ristrutturato con un investimento di più di 15 milioni di euro. C'è stato un complesso turistico inaugurato un mese e mezzo fa qua su Maspalomas, costato altri 8 milioni di euro. Ci sono riforme e ristrutturazioni di hotel come Riu, quello a fianco alle dune, e quello di Lopesa nel Costa Meloneras, nella zona di Meloneras, che stanno ristrutturando interamente. Hanno finito di ristrutturare tutto il Riu sopra Playa de Amadores. Ragazzi, qui parliamo di lavori di multinazionali, di gruppi mondiali che stanno mettendo sul tavolo, che stanno mettendo qua sul territorio milioni e milioni di euro. Al di là di quello che posso dire io, al di là di quello che si può immaginare questo personaggio pubblico, questo personaggio di YouTube che le spara più grosse di lui, io credo che dietro a grossi nomi come quelli che hanno investito qua, dietro grosse catene alberghiere che al momento stanno investendo milioni di euro, ci siano delle persone strapagate che possano valutare i rischi o la situazione turistica di un territorio, no? Se fosse effettivamente tutto morto, ma voi pensereste che butterebbero sull'isola tutti questi milioni di euro? Domanda, chiedo per un amico, poi datevi comunque voi anche le risposte, non c'è nessun tipo di problema, magari sono io che mi sto immaginando il tutto. Allora, Maria, infatti lui lo aveva sconsigliato, ma non dava neanche alternative, quindi non ho capito lo scopo. E lo scopo, Maria, è molto semplice, quello di dire, visto che lui è stato il primo a lasciare l'isola, di dire purtroppo io non ce l'ho fatta, non riesco a reggere il colpo economico del Covid, quindi cosa faccio? Me ne torno in Italia, me ne torno via, ma per tornare devo giustificare il mio ritorno. Mica posso dire che ritorno da fallito, no? E allora dico, me ne ritorno perché le Canarie sono morte, perché l'economia è morta, perché il turismo non ce n'è più, perché tutti i locali sono chiusi, eccetera, eccetera. Allora, questo va a giustificare il ritorno di una persona in Italia. Quindi è molto semplice la questione, non è che c'è tanto, tanto altro, eh? Allora, intanto invece, Raffaele, buongiorno. Fidiamoci di chi oggigiorno ci informa, ci fa quasi toccare con. E beh, è un po' lo scopo, Raffaele, di quello che vogliamo fare, no? Comunque di dimostrarvi e di farvi vedere con mano, anche se attraverso un telefonino, quella che è la realtà che andiamo a vivere, che è quella di tutti i giorni. Noi vi possiamo tranquillamente dire: sì, questa spiaggia non ci sono turisti. È vero, ragazzi, è vero. Ci sono delle abitazioni qui, a parte che guardate che spettacolo di abitazioni, però ci sono abitazioni qui che sono chiuse e sono abitazioni ad uso turistico. È ovvio, ma ragazzi, stiamo vivendo una pandemia mondiale, non è un problema delle Canarie. Una pandemia mondiale implica che comunque ci siano delle tempistiche per poter riaprire un attimino il tutto. Intanto il 9 di maggio si toglierà lo stato di allarme in Canaria perché, secondo i dati, statali, i dati governativi, più del 70% della popolazione spagnola sarà vaccinato. Quindi cosa succede? Che alcuni paesi, come già l'Inghilterra, ha inserito le Canarie in un corridoio sicuro, l'ha inserita in una di quelle rotte considerate sicure dal punto di vista della pandemia. Voi immaginate non appena ci sarà l'ok da parte della Germania, da parte del,
dell'Inghilterra a poter viaggiare senza nessun tipo di problema, quindi senza l'obbligo di fare una quarantena al rientro, pensate a che numeri ritorneremo a viaggiare qua in Canaria. Sul mercato italiano purtroppo c'è il coprifuoco fino al 31 di luglio, il coprifuoco, lo stato di allarme fino al 31 di luglio, è segno che comunque la gestione dei due paesi è leggermente differente. E onestamente non so se poter dire che le Canarie siano morte e l'Italia no, però ognuno trarrà le proprie conclusioni. Ciao Antonio, buon pomeriggio. Ieri ti ho inviato un video ad Amalfi, veramente era una spianata. Infatti l'ho visto, Antonio, ti ho anche risposto, ho visto questo video di Amalfi dove effettivamente non c'era nessuno, una tristezza infinita, però è chiaro che anche lì non ci si può fare nulla, bisogna inevitabilmente aspettare che la questione possa tornare un po' alla normalità, possa rientrare nei ranghi, come si suol dire, e allora dopo si potrà fare un'eventuale valutazione. Certo è che comunque noi che viviamo quotidianamente qua in Canaria e abbiamo il polso della situazione di questi luoghi, ci rendiamo conto che sì, stiamo patendo, stiamo soffrendo una grave crisi economica, ma è una crisi economica mondiale, ma siamo altrettanto sicuri e fiduciosi che di qui a breve possa tornare a viaggiare su numeri importanti, così come era l'anno scorso, ma ancora di più, perché adesso la gente che magari aveva qualche titubanza, non era convinta, dopo aver vissuto sulla propria pelle una pandemia, una quarantena e una limitazione alla propria libertà personale, non dico solo dell'Italia, ma a livello globale, non appena avrà la possibilità, prenderà e scapperà. E secondo voi dove potrà andare? Sicuramente non tutti in Canaria, perché comunque non è il posto migliore al mondo, per tutta la popolazione. No, ma le Canarie rappresenteranno indubbiamente anche sul lungo periodo una validissima alternativa, quantomeno per quanto riguarda l'aspetto climatico, che sicuramente è il punto a favore, il punto più importante di questa realtà. Per tutto il resto lasciate perdere quelli che fanno video buttati lì solo per accaparrarsi delle visualizzazioni, ma sono totalmente privi di contenuti o, peggio ancora, danno delle informazioni assolutamente infondate e fittizie. Quindi andate a fondo dell'informazione se è quella che vi interessa, cercate di scoprire come poter vivere in un paese e vedrete che potrete trovare tranquillamente la vostra quotidianità. Amici, appuntamento domani 373-774-2186. Vi lascio domani nelle sapienti mani del buon David da Fuerteventura. Per Gran Canaria, quest'oggi è tutto. Auguro a tutti voi una buonissima settimana e telefonate, venite, prendetevi veramente la briga di venire una settimana in Canaria a vedere di che cosa si tratta. Non rimarrete per nulla delusi. Parola di viverellecanarie.com. Ciao!